17:36 minuti su Radio DJ, stiamo andando bene, il primo messaggio è già stato consegnato, oggi è venerdì, glielo diciamo noi. Abbiamo adesso una storia bella, perché? Perché sono quei rapporti familiari che però, diciamo, sulla carta non sarebbero riconosciuti come tali, ma la vita li rende ancora più saldi. Diego, raccontaci di che cosa stiamo parlando. Il prossimo messaggio è quello di Mauro per sua cugina Anna. Mauro e Anna sono cugini, cresciuti però come fratello e sorella. Anna, più grande di Mauro di 12 anni, l'ha accudito come un fratellino minore. Insieme hanno condiviso gioie e dolori, lacrime e risate, mille incredibili avventure. Anna però da qualche anno vive con il marito a Dubai e sono ormai 2 anni che i due cugini non si vedono. Mauro vuole dirle che manca tantissimo e non vede l'ora di abbracciarla. Caro, ciao Mauro. Ciao. 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 Sto già piangendo. Amore. Ascolta, ma io che sono fanatica di accrocchi familiari, anche perché la mia famiglia ne è proprio testimone in ogni gamma, noi rappresentiamo ogni forma di possibile aggregazione. Mi dici questa dimensione di cugini, ma fratello e sorella? Cioè, allora, da che parte siete legati? Allora, siamo legati da parte di mio padre e sua madre, nel senso che sono fratelli. Ok. Ok, ok. Però mio padre e mia madre si conoscono grazie alla mamma di Anna, perché mia mamma e sua mamma lavoravano insieme in Svizzera. Ah, ok, quindi colleghe. Quindi diventano amicissime, poi super legate, poi quasi sorelle. E quindi quando mio papà e mio zio, visto che lavoravano lontano da casa sempre, hanno detto: ma perché non condividiamo una casa invece che due? Perché no, non vabbè, siamo ma la modernità che da sì, soli. Sì. Ma la modernità. E quindi siamo cresciuti così. Ma bellissimo, che bello. Poi lei è la prima volta, diciamo, nella storia della vostra relazione di cugini fratelli che sta via, cioè, in realtà no, perché lei ha sempre viaggiato. Ok. Prima lavorando a Santo Domingo, poi ha fatto l'assistente di volo, però sai, comunque certo. Tornava. Sì, adesso con la pandemia è murata a Dubai. E a te ti manca. A lui manca, tantissimo. Però gli va anche bene, perché lei aveva una casa nella quale lui si è trasferito a convivere con lei, poi a un certo punto questa è la realtà. Mamma, come vi piace fare sti casini con le case, a voi io adoro. Bellissimo, guarda, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Senti, con che frequenza vi sentite tu e tua cugina? Praticamente tutti i giorni. Ah, ok. Sì, tutti i giorni, perché ci teniamo monitorati cosa succede qui, cosa succede là. Okay. Siamo un po' delle spie. Certo, ovvio, ma poi immagino di da fare o da fare. Certo. Allora, esatto. Adesso noi la chiamiamo, lei ci conosce? A modo allora, di sapere. Sicuro conosce te e Diego, non per Pinocchio, ma per Pechino Express, perché siamo malati di Pechino Express. Ah, ok. Benissimo. Sicuro vi conosce. Io ieri beh, ma allora scusate, voi siete una coppia perfetta per Pechino Express. Sì. Cioè, se posso dire, i cugini fratelli. I cugini fratelli. Se intercedete per noi sarebbe perfetto. I cugelli, va bene. Sarebbe bellissimo. Ok, allora senti, lei aspetta la chiamata di chi? Dell'assicuratore. Gli ho messo un po' di friccicorino così risponde sicuro. Cioè, ma quella vive là. Sì, ma infatti. Per fare delle assicurazioni ma qui. Ma sì, io dico, ma... No. Perché ha un'auto qui e di solito me ne occupo io. La usi tu, non è che te ne occupi. Assolutamente. È diverso. Assolutamente. Mauro, è diverso usarla a scrocco che occuparsene. Sono due robe un po' diverse. Questo è quello che accade. E quindi gli ho detto: guarda, tu deve parlare con te assolutamente. Mi ha detto che è una cosa importantissima, che può dire solo a te, solo a te. Un segreto dell'assicuratore. Esatto. Sì, l'assicuratore ha un quindi segreto detto, per te. Assolutamente risponderò. Ok, va bene. Questo senti, è stato un piacere conoscerti. Anche Mauro, un bacio me, grande. Guarda, troppo grandi. Vi dico amoroso. Solo grazie mille. Grazie a voi. Ciao. 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 Radio. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:43 minuti su Radio DJ. Ora per conto di Mauro chiamiamo Anna a Dubai. Giusto, Dubai, no? Sì, sì, sì. Sì. Allora, loro sono cugini, cioè sulla carta sono cugini, nel senso che la mamma di uno è sorella del padre dell'altro. Per cui
da una parte c'è questa relazione proprio familiare. Contemporaneamente le due mamme, le mamme dell'una e dell'altra, sono migliori amiche al punto che nel momento in cui i mariti che lavoravano insieme erano sempre fuori casa hanno detto: ma scusami, ma pigliamo una casa unica, siamo tutti insieme, cresciamo questi figli come fratelli. Sì, e sì, così è stato. Mauro è più piccolo di Anna, Anna è una viaggiatrice, Mauro resta a casa e abita le case di lei, usa le macchine, esatto, di lei, cioè, sì, certo, sta da Dio come fanno i fratelli. Esatto, esatto, fanno i fratelli minori soprattutto. Sì, certo. Ma la verità è che le manca da morire, sono due anni che non si vedono a causa pandemia. E quindi adesso noi la chiamiamo. Lei grande fan di Pechino Express. Infatti vale, tu prima o poi lo devi fare. Con Mary J? Bello. Io muoio. Mamma, che ridere. Beh, alla seconda puntata mi pesta. No, sì. No, ti lascia dietro il cespuglio, secca. Aspetta la chiamata per l'assicurazione della macchina. Anna? Sì, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Aspettavi la chiamata per l'assicurazione della macchina che usa Mauro, esatto, in realtà. Esatto, esatto, esatto. Ok, niente, era una scusa per farti rispondere al telefono. Siamo la Pina, Diego e la Vale di Radio DJ. Ciao. 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 Ma veramente. Ciao. Sì, ciao, saluti dall'Italia. Ciao, bella. Come state? Bene. No, tutto bene, tu? Che tempo fa? Quelle cose. Guarda, qui abbiamo 40 gradi, c'è il sole, ci sta benissimo. 40 gradi. Sì, ma è secco, non sudi. Sei com'è. Sì, quelle cose tipiche. Sì. Certo. Allora, sì, quelle cose che si dicono, ecco. Allora, la prima cosa che ti devo dire io invece è che la chiamata per l'assicurazione della macchina non ci sarà, ok? Okay, quindi okay. Questa è un'informazione che va cancellata della macchina, se ne occupa Mauro, nel senso che la usa lui e tutto a posto. Ok. Speriamo, dai, speriamo. Adesso però noi abbiamo un messaggio per te, quindi tu lo devi ascoltare, cioè lo devi, okay. Puoi ascoltarlo se ti va, ma ti consiglio di certo farlo perché è molto carino, va bene? Oh, sì, grazie. Ok, sei comoda? Sono comoda, sono seduta. Ok, ottimo, vai. Allora, ci ha scritto Mauro e ci ha raccontato che la vostra storia inizia da un incontro fortunato, quello avvenuto tra le vostre mamme, Angelina e Carla. Erano amiche e colleghe e lavoravano entrambe in Svizzera. Tu eri molto piccola quando tua mamma ha presentato la sua di mamma a suo papà e dal loro amore, 12 anni dopo, è nato Mauro. Siete cresciuti insieme in una grande famiglia allargata, di quelle composte da zii, cugini, nonni, nipoti. Per tutta l'infanzia avete anche vissuto insieme. I vostri papà lavoravano lontani da casa e così le vostre mamme hanno pensato che sarebbe stato meglio vivere nella stessa di casa per aiutarsi con i figli e farsi compagnia nelle serate solitarie. Dormivate stretti stretti in una cameretta con tre lettini, per te, per Mauro e per suo fratello Riccardo. Mauro ricorda le giornate cinema, quando abbassavate le tapparelle del salotto per creare il buio della sala cinematografica, cucinavate chili di popcorn e guardavate i film sul divano tenendovi per mano. Ricorda le vacanze al mare, i pomeriggi a cavallo, le strigliate, le coccole, i segreti raccontati a bassa voce, le risate sguaiate. Crescendo il vostro rapporto si è fatto ancora più indissolubile. Le giornate cinema sono state sostituite dalle serate sushi e serie TV. Le vacanze sono diventate viaggi in giro per il mondo. I pomeriggi si sono trasformati in estenuanti sessioni di shopping, ma per il resto siete rimasti voi, uniti come quei due bambini che dormivano stretti stretti. Quando poi hai finalmente trovato l'amore, Mauro è stato tra i primi a conoscerlo. E quando è successo, tu hai presentato a tuo marito Mauro dicendo: ti presento mio fratello. Grazie Anna, per esserci sempre. Grazie per aver aiutato Mauro a crescere. Grazie per aver creduto in lui ogni singolo giorno. Due anni senza poterti vedere sono tantissimi, manchi come neanche immagini, ma verrà il giorno in cui potrete riabbracciarvi e preparati perché Mauro ti terrà stretta stretta. Ti voglio un bene dell'anima, il tuo Maurino. Sto piangendo anch'io, ve lo dico. Oh mamma.
Sì. Mi ha fatto piangere. È no, tremendo, guarda, è tremendo. Ti capisco, ti capisco. È una roba... Anche perché chi vive queste dimensioni parentali, diciamo, non così diffuse, in realtà è una cosa di cui ne ha chiarissimamente in testa il vantaggio, perché... io sono cresciuta in una cameretta dove invece che tre eravamo quattro, ma con lo stesso tipo di relazione, no? Ed è un rapporto strano, perché poi è la condivisione è talmente reale, quotidiana, per cui il rapporto è di fratelli, diciamo, no? Fratelli sì, e sorelle. Sì, sì, no, lui è mio fratello. Ma certo. Cioè, tutto il mondo sa che Maurino è mio fratello. Lui mi presenta come sua sorella, quindi assolutamente. Ma è questo il senso, no? Certo. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Guarda, e per quanto tu, Anna, provi a... certo. No, ma che per quanto tu cerchi di spiegarla e raccontarla questa cosa... Comunque è sempre molto difficile per gli altri capirla davvero. Sì, e questa cosa forse è quella che ti lega poi a queste persone in maniera speciale. O almeno per me è così, ed è sempre veramente una marcia in più. Io sono molto convinta di questo. Bello conoscervi, ragazzi. Beh, ora però trovate il modo di rincontrarvi, per cortesia. Due anni sono lunghi. Da giugno, incrociamo le dita, sto facendo di tutto per rientrare a giugno. Speriamo che il governo non cambi di nuovo le varie regole per poterci far tornare a casa. E quindi sì, assolutamente. Se tu sei consapevole che casa tua ormai è casa sua e non c'è verso. Ma guarda, non era già casa sua quando era ancora casa mia. Infatti. Sì, assolutamente. Sì. Non, bene. Senza dubbi. Okay, mi avete fatto allora... una sorpresa gigantesca. Che bello. Grazie, bene, sì. Grazie, bene. Te l'ha fatta lui, eh? Sì, sì, infatti. Certo, e lo salutiamo. Siete stato un bellissimo tramite, veramente. E abbiamo preso lo spunto per provare a proporvi a Pechino Express, che so che siete molto appassionati, però l'idea di Fratelli Cugini ci piace da morire. Adesso vediamo se Sky ci ascolta. Esatto. E guarda che lo seguiamo, eh. E guarda che poi non ci sarai riconoscente per niente, perché è una fatica porca. È una delle cose più agghiaccianti che la vita ti può mettere davanti. Ti credi? Guarda, l'unica cosa, ti prego, non farmi mangiare schifezze. Bella, l'unico, a me me lo dici. Ho mangiato certi scarrafoni. Lasciami stare, guarda. Va bene. Ma che Anna, bello. È stato un piacere. Ciao. Un bacio grande. Grazie anche per me. Un bacione a tutti. Ciao. Pinocchio su Radio DJ. One Nation, One Station. Pinocchio.